Enrico Messori è nato a Modena nel 1955, docente di discipline giuridiche ed economiche negli istituti tecnici statali e organizzatore di eventi culturali, ha pubblicato articoli scolastici e testi di dottrina, prodotto o curato libri di educazione civica, di osservazione della realtà sociale e del costume. Corde del sentire civile, falcata di interprete, sono emerse anche nelle sue diverse partecipazioni ad azioni formative, convegni e seminari. Da questa casa editrice è uscito nel 2019 il suo primo romanzo, Ritorno a Correggio, premiato a Firenze e a Sarzana, come può vedersi nel sito dell'autore www.enricomessori.it. Andiamo al romanzo. Siamo nel 2016. Damiano, la voce narrante, e Abdon sono due cinquantenni di provincia, amici sin dall'infanzia. Il primo è un impiegato, il secondo fa il sarto. Damiano vive solo. Abdon abita con la sorella Ida, anche lei sarta. La vita dei due fratelli è stata segnata anni addietro da tragiche scomparse. In un non meglio identificato paese della Bassa Reggiana, Damiano e Abdon attraversano esperienze che producono in loro movimenti di tristezza e di gioia, di sconforto e di euforia. La poesia, la buona cucina, gli antichi miti animano e incorniciano le storie d'amore che ora riemergono dal passato, ora si presentano con l'inattesa freschezza del presente. Affiora dal respiro etico del romanzo la spiccata capacità dell'autore di osservare i moti dell'animo dei personaggi, anche femminili. Cora e Miriam sono due donne ben diverse l'una dall'altra, accomunate però da sogni di libertà e di passioni. Sul filo di un'ironia sottile e garbata, trovano infine sapiente collocazione personaggi minori che apportano alla storia originali effetti coloristici e spunti di non banale riflessione. La resina, il profumo, il colore, la luce dell'ambra connettono tra loro i particolari del congegno romanzesco portato all'epilogo nel successivo anno bisestile, il 2020, scosso da un vento di rapina. Allora, come ho studiato questo romanzo? Mi sono affidata ai personaggi perché devo dire che Enrico è stato bravissimo a descrivere i personaggi. Abbiamo appunto Abdon, che è un sarto, e diciamo che da subito capisce che lo studio non è nelle sue corde, quindi appena termina diciamo la scuola d'obbligo decide di dedicarsi all'attività di famiglia, che era stata una volta di famiglia, molto legato alla madre, ha dei momenti di gioia soltanto quando all'interno della sua sartoria ritrova i ricordi della mamma. Con lui vive Ida, la sorella. Diciamo che nel loro passato ci sono state tragedie familiari molto gravi, che hanno segnato entrambi e hanno un rapporto fortissimo, sono legatissimi, e nonostante abbiano due caratteri completamente diversi. Poi abbiamo Damiano, ma facciamo così, andiamo per ordine, io vi racconto i personaggi e poi faccio le letture a loro dedicate, d'accordo? Quindi abbiamo iniziato parlando di Abdon e la prima lettura sarà appunto su Abdon, anche perché ci sono molte cose interessanti di questo personaggio al di là di quello che vi ho detto, compresa una confusione dal punto di vista emotivo che lo porterà a riflettere davvero su che cosa è lui. Aiutato da un don nel passato e diciamo nel presente, riuscirà a comprendere i suoi moti emotivi dell'anima, dove vanno e dove è giusto che vadano secondo le sue pulsioni. Abdon si era sempre sentito chiamato al lavoro, come ai tempi della scuola non si era sentito chiamato allo studio. Terminato l'obbligo di legge, si chiuse nel proprio io e non ci fu verso di convincerlo ad iscriversi alle professionali. Anche la scuola elementare era stata per lui una sofferenza. Il Medio Oriente era diventato nella sua testa un avverbio, mediormente, ciò che doveva secondo lui descrivere il misterioso modo di vivere di quelle genti. Al professore, che gli chiedeva di recitare una famosa poesia ispirata ad una certa Teresa Fattorini,
Anziché attaccare con Silvia, rimembri ancora? Pronunciò con voce stentoria la vispa Teresa, vea l'erbetta, volo sorpresa, gentil farfalletta. E nella storia non andava meglio. Pensava fosse stato Cesare ad uccidere Bruto, dicendogli, mentre lo accoltellava, «Tieni, brutto figlio mio!» E altre ancora erano le amenità che facevano mettere al maestro prima e ai professori poi le mani nei capelli. Andava meglio in matematica, ma non si applicava a dovere. Il consiglio dei suoi professori di scuola media era stato inequivocabile. Si raccomanda l'inserimento nel mondo del lavoro. E il lavoro Abdon, sempre con la testa fra le nuvole a scuola, l'aveva per sua fortuna. In casa. Sì, in casa, quello del sarto, al quale si era sin da piccolo appassionato, conosceva le stoffe meglio del grossista scelto dalla sorella, introduceva il filo nella cruna del lago in un sol colpo e nello zigzag con la Singer sfoderava gran sicurezza. L'attenzione alle cravatte cominciò il giorno della sua cresima. La madre, dalla religiosità semplice e granitica, gli aveva detto che doveva presentarsi in perfetto ordine come un soldato a ricevere il sigillo dello Spirito Santo. E la cravatta argentea avrebbe reso il suo vestito luminoso, come luminoso davanti a Dio. In quanto appartenente a Cristo, sarebbe diventato lui grazie al segno dell'unzione. Quella piccola cravatta argento di puro acetato, Abdon la conserva ancora nel suo guardaroba, anche se la seta artificiale non l'ha mai più concepita per i suoi consigli di eleganza, rigorosamente privi di ogni artificio. La netta preferenza per quelle di seta naturale l'aveva maturata a Napoli durante un viaggio in compagnia di sua sorella. Approfittando di quella breve permanenza, era entrato ogni giorno nel negozio famoso in tutto il mondo e lì si era intrattenuto ad ammirare i tessuti, comprando per farsi perdonare la sua invadenza nel chiedere e nel farsi mostrare un paio di cravatte, una a fondo rosso pompeiano e un'altra regimental. Ma la cravatta, quando riceveva i nuovi clienti, Abdon preferiva sempre una sciarpetta a pallini. A sposarsi non aveva mai pensato, o meglio, ci aveva fatto un pensierino dopo aver conosciuto un insegnante di matematica in servizio presso una scuola del paese, che una volta si era presentata in sartoria per far accomodare certi abiti. Gentile Abdon era sempre stato, al punto di essere stupidamente canzonato dai coetanei. E non per gli strafalcioni nelle materie scolastiche, ma per un certo atteggiamento piuttosto effeminato. La qualcosa aveva favorito la nostra amicizia, perché a me quel tipo di canzonature stava proprio sulle scatole e non sopportavo il branco che attacca la preda. Oggi un bambino, un ragazzo, come era allora il mio amico, potrebbe forse pensare a un cambio di sesso, magari struggendosi in lacrime inflessibili. Vivere la propria vita bloccandone una fase era allora una scelta inimmaginabile e il solo ipotizzarla sarebbe parso in assoluto contrasto con ciò che Abdon imparava a catechismo. Il nostro corpo è il capolavoro della creazione, ogni organo è in sé perfetto e prezioso. L'educazione e l'assistenza spirituale ci possono aiutare a comprendere i motivi della nobiltà e della santità di ogni singola parte del nostro corpo. Soltanto più avanti negli anni avrei intuito, infine a poco poco conosciuto, il suo intimo travaglio, che nessuna visione sensata poteva far confondere con un vero disturbo di genere. Il ragazzino, Abdon, aveva sentito una misteriosa forma di attrazione per un suo coetaneo, gentile come lui, pelle chiarissima, capelli corvini. Ne aveva parlato, quanto tempo sarebbe trascorso prima che me lo confidasse, con il suo don, il quale con amorevolezza e attenzione lo accompagnò a comprendere la bontà intrinseca del suo corpo e a diventare, entrando nella musica del Signore, quello che era, un ragazzo con le sue caratteristiche di sensibilità, allergico alle liti e ai pugilati e con grandi attitudini da sarto, senza fermare, come oggi si potrebbe, le ore dell'adolescenza. E ai tempi di Miriam gli fu chiara l'esistenza di donne che apprezzano quella virilità gentile e non la banalità del macio con l'aiuto delle loro parti maschile capace di riconoscere la parte femminile dell'uomo. Così stanno sovente le cose nel mistero dell'esperienza amorosa.
La morte prematura del cognato distolse Abdon dalla sua vita personale, gli fece pensare soprattutto alla sorella e alla piccola, le cui tragiche scomparse l'avevano infine gettato nello sconforto, smarrito. E quella donna si era grado per grado allontanata da lui. Si consolidò invece, a scapito dei collegamenti con la vita esterna, una specie di simbiosi tra i due fratelli, in cui forse Abdon era più coinvolto, mentre la sorella, afflitta dalla vita, non si aspettava notizie, non ne voleva più. Accudiva al fratello e in silenzio lavorava, perché la sua anima non si rendesse complice della tragedia. Operosa, dunque, ma restia alle novità, in questo somigliante al nostro borgo. Ecco, questa è la prima lettura e ci tengo a dire che la voce narrante è proprio Damiano, il personaggio che andremo a conoscere tra poco. Quindi diciamo che abbiamo un'altra lettura rispetto a questo discorso del momento nel quale Abdon ha un po' di dubbi rispetto alle sue preferenze sessuali, e ci sarà un dialogo che vi leggo tra pochissimo, appunto tra Abdon e il suo amico Damiano. Sono due persone incredibili. Allora c'è Damiano, visto che lo sto per cominciare la lettura del dialogo. Damiano è un uomo dagli altalenanti stati d'animo. Vi dico come l'ho vissuto io. È una persona particolare, single, molto religioso e riflessivo. A tratti l'ho trovato arrogante e supponente e a tratti ironico. Diciamo che a volte forse nemmeno io ho compreso la sua ironia, perché è un personaggio molto molto intelligente e caspita, a volte è difficile da comprendere. Parlo da donna e consiglio alle donne di leggere questo romanzo, perché è interessante vedere anche l'autore stesso come parla di queste due figure femminili. Credo che molte di noi si potranno trovare in queste figure, ma altresì è importante perché ci dà una chiave di lettura degli uomini che potrebbe esserci utile. E comunque, parlando ancora di questo uomo del quale vi parlerò a lungo, perché diciamo che il romanzo riflette soprattutto quattro personaggi: Abdon, Damiano, Miriam e Cora, è un uomo appassionato di poeti, di filosofi, di scrittori, di mitologia. Spessissimo fa dei paragoni, o quantomeno parla di questi scrittori, a volte introduce, come abbiamo visto poco fa, che aveva introdotto leggermente sia la donzelletta viene dalla campagna, come mi è uscito non lo so, sia Silvia e di fatto ci dà questi piccoli flash, no? Dove ti puoi ritrovare, e ci sono poeti meravigliosi dove effettivamente io sono andata a cercare e ho trovato un po' di piacere nel conoscere, a volte, vi dico la verità, perché io alcuni personaggi citati dall'autore e da Damiano non li conoscevo. Andiamo a fare la seconda lettura per introdurre Damiano. In questa seconda lettura si parla appunto dei due amici, e qui Abdon gli confessa questi dubbi che aveva in giovinezza, e vediamo Abdon come gli risponde, perché Abdon è una bella testina, ma non in questo caso, diciamo che qui è piacevolmente ironico. Inizia a parlare Abdon. Vedi quel vestitino sul manichino? Gli feci cenno di sì, come a dire, e allora? Ieri l'ho indossato e mi è venuto in mente quando da bambino mi provavo allo specchio i vestiti di mia madre. Alzai le spalle. Lo abbiamo fatto in tanti, magari pensando ad una ragazza in carne e ossa che si fosse avvicinata a noi vestita in quel modo. Mi contestò. No, io non pensavo così. Pensavo, mi sarebbe dispiaciuto assumere l'aspetto da contadino di mio padre anziché l'eleganza distinta di mia madre. Era di umili origini, ma sembrava un angioletto. Vabbè, replicai, inquieti siamo stati tutti, ciascuno a proprio modo, da adolescenti.
Che vuoi arrivare a dirmi? Che ti sei innamorato di me? O vuoi ti reciti gli epigrammi greci sull'amore? Sull'amore gay? Abdon ignorò le mie battute goffamente ironiche e proseguì trassognato come se parlasse a se stesso. Da ragazzetto mi era venuto a piacere un mio quasi coetaneo vicino di casa. Amavamo tutti e due le storie di fantascienza e le corse in bicicletta. Non avevo la più pallida idea di che cosa significasse un rapporto sessuale. Mi accontentavo di tenergli la mano, di dargli qualche bacio sulle labbra durante le nostre passeggiate nei campi. Lui mi assecondava. Fu così che un giorno, dopo che mi ebbe detto che trovava i miei occhi pieni di luce, lo rovesciai sul divano e lo riempii di baci, ricambiato. Gli tolsi anche gli slip e gli accarezzai il pistolino da impubere. Abbassò lo sguardo. Non riuscii a dire nulla. Sorpreso da tanta confidenza su quella acerba inclinazione, mi trattenni dal commentare. Erano baci soltanto, naturalezze senza musicalità, curiosità da ragazzi, in fin dei conti, non il tuo destino. E Abdon proseguì. Altro che esaltazione. Dopo mi sentii scivolare in una grande malinconia. Ero improvvisamente da solo in mezzo a una palude. Fui preso da un forte senso di colpa. Sai, i miei educatori erano amici del catechismo di San Pio X, magari con una certa disposizione a vedere soltanto il peccato in certe cose. Andai a confessarmi dal sacerdote giovane, Don Sirio, che chiamavamo allora Don Shirley perché suonava bene il piano, pensando che avrebbe potuto capirmi meglio di altri. E difatti non mi giudicò, ma mi propose un aiuto e un'assistenza che mi condussero ad approfondire il mio caso e a costruire negli anni la mia identità sessuale. Fatto sta che mi sarebbe capitato di innamorarmi di una ragazza, anche se quella storia si interruppe, lo sai. Ma pensando a quei tempi, a volte mi domando se avrei potuto essere più felice da omosessuale, lasciando che le cose accadessero con semplicità. Altre volte, invece, sento che vorrei rivedere quella ragazza. Più tardi credetti di amarla, per capire le nostre trasformazioni affettive. Allora, secondo me, questo è un dialogo profondissimo, un dialogo, ma nel senso che sì, c'era l'interlocutore che però, come avete visto, era un po' sorpreso da questi racconti intimi dell'amico e quindi stava un po' in disparte. Poi capiremo perché. Io ho trovato questo dialogo, questo monologo, lo voglio definire, veramente profondo, soprattutto quando, andando avanti nel romanzo, scopriamo un po' di più il personaggio di Abdon. Perché diciamo che io vi dico sempre le mie impressioni, spero che l'autore possa essere d'accordo con me, e qualora non lo fosse, non pensasse che invece ho capito tutto storto. Ma questo personaggio finge un'ignoranza a volte che non ha. Cioè, secondo me, quando una persona non lo stimola, quando c'è qualcosa che non torna, preferisce fare un po' l'ignorantotto, coprendosi sì dal fatto che non ha studiato, come dire, io posso permettermi di essere ignorante, non ho studiato, poi però se ne esce con degli autori. Una volta parla di un autore ritrovato in un albergo che persino Damiano si gira e dice ma come fai a saperlo? Quindi è un personaggio da scoprire, e mi verrebbe voglia di dirvi che secondo me è un personaggio che non si esaurisce in questo romanzo. Mi farebbe piacere ritrovarlo in un altro, in un romanzo, magari in un prosieguo, chi lo sa. Sempre parlando di Damiano, perché arriviamo alla terza lettura, anzi ve lo presento proprio con la terza lettura. Poi mi fermo un attimo, bevo un bicchiere d'acqua e li guardo, e guardo i vostri commenti che sto vedendo, che mi scrivete, sapete che mi fa un gran piacere e quindi non mancherò di leggervi. Damiano, sentite che personaggio. La gente mi annoiava, non la sapevo ascoltare.
Se qualcuno mi chiedeva un aiuto concreto, mi prodigavo, ma le opinioni e i casi altrui non mi interessavano. D'altronde, non ero mai stato, come si dice in America, un tipo che ha una nice personality, ma piuttosto poco incline alle confidenze. Forse più che nice, potevo apparire un po' scorbutico, senz'altro solitario e riservato. Si intende che con una sensibilità del genere non sarei potuto andare al di là di relazioni effimere, producendo innocui effetti luminosi, senza affezioni dello spirito e se non richiedono alcun potere di difesa. Per farle finire non occorre darsela a gambe, basta imitare il distacco dei pali piantati nel terreno e stare al di qua di se stessi. Abdon era il mio unico vero amico, anche perché ci sentivamo e ci vedevamo quel tanto che bastava. Era un po' il mio sangiovese di Romagna delle Rocche, che non si beve tutti i giorni e che più invecchia più si apprezza. Quell'incontro fu dunque un avvenimento travolgente. Mi ero recato in un vivaio a cercare qualche pianta d'appartamento per ornare un po' il lungo corridoio di casa mia. Una porta a finestra ne evitava l'angustia, due ficus e magari una felce di Boston lo avrebbero alleggerito, ingentilito. Alla cassa mi sentii chiamare con il mio soprannome. «Gabbiano, sei tu? Mi riconosci?» Mi chiamo Damiano, ma una volta un bambino vicino di casa, storpiando il mio vero nome, mi chiamò appunto Gabbiano e tale rimasi per chi mi conosceva bene. Quando moraleggiavo qualcuno mi chiamava padre Gabbiano. E poiché Abdon era detto Don Ab, insieme facevamo una bella coppia di amici. Dovetti aggrottare le sopracciglia per metterla a fuoco. Era proprio lei, la mia prima e unica fidanzata, Cora, così la chiamavano tutti, ma il suo vero nome era Laura. Mi disse che era ritornata da poco in paese dopo aver trascorso diversi anni all'Isola d'Elba con un compagno dal quale si era definitivamente separata. Soldi da parte non le mancavano, ma cercava lavoro avendo abbandonato il modesto impiego presso una casa editrice isolana. «Di la verità, mi trovi cambiata?» Quando si dice ad una donna che la si trova cambiata, significa che la si vede buttata giù. No, Cora mi sembrava poco o punto cambiata in quel senso, anzi, era ancora una modella di cui Jan Vermeer avrebbe fatto un capolavoro. Glielo dissi e i suoi occhi glauchi si illuminarono. Avevo azzeccato le parole giuste. Meno giusto, ma più sincero, sarei stato se le avessi detto che era sempre ben carrozzata e che inalberava ancora molto bene la bandiera della sua femminilità. Circa 10 anni addietro mi aveva spedito una sua fotografia da me ricambiata, ma per il resto era trascorso davvero tanto tempo, una vita. Allora, la nostra epoca, io avevo 16 anni, lei 14. Eravamo ragazzi di parrocchia con molti tabù e vaghe idee sul futuro, stavamo in gruppo, a volte ci isolavamo furtivamente per un bacio e nient'altro. In compenso parlavamo di cose da ragazzi, da scuola, le gite, le festicciole da organizzare, durante le quali ci si poteva abbracciare più a lungo perché c'era la musica a giustificare quel po' di intimità, ma anche di quanto importanti fossero la lealtà e la fiducia reciproche. Karl Kraus avrebbe detto che cercavamo di costruirci il pensiero col quale esercitare la relativa libertà. Una volta, parlando della madre che trattava piuttosto male il suo secondo marito, di cui non era per niente innamorata, ma che si guardava bene dal lasciare, il papà di Cora era morto quando lei aveva soltanto 3 anni, stringendo i pugni mi confidò: «Mi fa incazzare questa mentalità molto comune che una donna male accompagnata è sempre meglio di una donna sola. Suli manculi cani», ho sentito dire da mia madre in stretto siciliano mentre parlava al telefono con una sua amica. Quanto a noi due, dopo quel sabato al vivaio, riprendemmo a frequentarci nei mesi a venire. Arrivò la fine di maggio e un giorno andammo insieme al mare. Tra maggio e giugno si è lontani dal clamore dell'estate, dalla sua antisocialità per la troppa folla vociante e il mare. Eravamo nei pressi di Cattolica, al profumo del sale, la terra dei gelsomini e delle ginestre. Scoprimmo alcuni luoghi magici e senza echi di misteri d'annunziani. Solo noi due e uno spazio di tempo sospeso alla vita. Mi parve di aver chiuso il mondo ostile fuori dai sogni dell'anima e pensai ad Abdon, che di ostile e di malevolo non aveva mai avuto nulla.
Lo dissi a Cora e le promisi che, ritornati a casa, saremmo andati a trovare il mio amico. Cora lo ricordava appena. Il viaggio verso casa fu accompagnato da una pioggia leggera, adatta per gli innamorati, mai sprovvisti di cielo. Forse è vero, mi dissi, che bisogna non essere più giovani per imparare ad esserlo. Lo confidai a Cora, che accarezzandomi la spalla, seduta al mio fianco in macchina, commentò: all'inizio ho temuto che la nostra cosa fosse un piccolo, crudele inganno della mente, ma ci siamo respirati e ho capito che sarà pure strana, ma questa nostra cosa assomiglia molto ad un amore risvegliato. Assomiglia soltanto? Domandai senza guardarla. Molto, civettò, ma con un tono di voce che mi richiamò alla mente l'impressione avuta la sera innanzi, che lei non fosse riuscita a cedere ad un vero piacere. Durante una sosta del viaggio cercai al telefono Abdon. Non rispose, così gli mandai un messaggio. Ho bisogno di parlarti, mi rispose mentre risalivo in macchina, anch'io. Lo andai a trovare 2 giorni dopo. Saltellava eccitato. La musica della sartoria non era come la volta precedente Addio amore di Zacharias, ma 1000 giorni di te di me. Ecco le tue cravatte, le ho pure stirate, mi fece alzando le sopracciglia e piegando la testa di lato per farmi capire che altra era la questione importante, ma di cui non voleva parlare alla presenza della sorella, che se ne stava in un angolo a cucire. Con un pretesto mi accompagnò verso il cancello di casa. «È tornata Miri!» mi afferrò gli avambracci. «Miri? Ma Ida non chiamava così la Mirella, la vecchia macchina da cucire della Necchi?» «Ma no, Dio santo! Miriam!» mi fece ridendo, stupito che avessi dimenticato quel nome. «Miriam De Luca, la prof di matematica di cui mi innamorai anni fa!» «Ora è single!» «Ma tu dovevi dirmi?» gli dissi di Cora. «Era Orak!» commentò giocando con la cappa. Per replicare a questa spiritosaggine, gli mostrai la mano destra aperta e gliela appoggiai su una guancia, stringendola. Allora, Damiano è di una lunaticità, oserei dire. A parte che è profondo, come ogni donna vorrebbe che fosse il proprio uomo, forse anche troppo, perché non si può dire, stavo per dire in televisione, non si può dire in diretta, ma diciamo che si fa dei giri mentali che normalmente sono cose da donna, lo dico io, che lo sono. E devo dirvi la verità, che spessissimo durante la lettura di questo romanzo ho pensato, ma Enrico, anzi te lo chiedo, rispondimi un po', Enrico, ma ti ha aiutato una donna a scrivere il personaggio di Damiano? E dico questo appunto perché ha davvero una profondità e al tempo stesso ti fa arrabbiare moltissimo. E quindi mi fa pensare spesso a una donna, un uomo in una persona sola, no? E allora chiedo a te, se ti fa piacere rispondimi, come è nato questo personaggio e soprattutto quanto ti somiglia. Così dal momento in cui tu lo dichiari, io qualora avessi qualcosa di forte da dire nei suoi confronti non lo dico più. Allora, prendiamoci un momento, ci prendiamo un momento nel quale io finalmente posso leggere i vostri commenti, che vedo che sono un po'. Bevo un bicchierino d'acqua perché altrimenti. Ah, mi ha già risposto Top Secret. Mi sa che qui ci ho azzeccato. Però puoi dirmi se sto indovinando il personaggio, se ritrovi le mie parole nel personaggio di Damiano? Allora, qui cosa scrivono? Intanto ci sono persone nuove, Maria Eleonora Ratti, ciao, bella voce narrante con sfumature d'ambra. Caspita, è proprio la schegge d'ambra, bravissima a aver avuto questa idea per il messaggio. Isabella Wilceschi, ciao, un sacco che non la vedo. Ernesto Perata, Giuseppe Campobasso, ciao. Paola Restuccia, sei magica. Oh, aspettate, ho fatto caos. Sei magica, ci fai innamorare di tutti i libri che proponi. Ma grazie, grazie mille. Bruno risponde, verissimo, grazie. Complimenti davvero, stimoli l'immaginazione e la curiosità di continuare la lettura. Grazie Rita Spagnolo, grazie mille. Concetta ride.
Concetta Spagnolo ride. Stai a vedere che qui ho. Chi sei, Concetta Spagnolo? Sei per caso, conosci per caso Enrico Messori? La frase in dialetto siciliano che è più un detto che una frase, da dove arriva? Ah, questa è una domanda per l'autore. Paola Restuccia, Enrico chiede: mi piace questa cosa che si sta creando, che facciamo le domande e le risposte. Bello, bello, continuiamo così, mi piace interattiva. Guarda, guarda, c'è Zecco, Concetta Spagnolo mi dice che lo conosce. Allora, la frase in dialetto siciliano che è più un detto che una frase, da dove arriva, Enrico? Nel frattempo Enrico risponde: sei molto brava, le stai azzeccando. Ta 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 ta, le sto azzeccando, le sto azzeccando. Ma la cosa divertentissima è che quando io faccio queste dirette non voglio mai essere aiutata dall'autore, perché altrimenti in un certo qual modo poi mi inibisce un po', no? O magari mi dà dei suggerimenti per cui poi dopo io sono frenata. Invece non chiedo niente, faccio tutto da sola e poi spero di aver dato una lettura quantomeno gradita, ecco, che proprio non sia al contrario di quello che l'autore volesse dire. Ma insomma, ora, se uno scrive bene, mi aiuta, eh? Fino adesso sono stata fortunata. Allora, vediamo un po' che cosa dirvi. Andiamo a vedere la prossima lettura di che cosa tratta. Qui c'è di nuovo un momento molto particolare rispetto al personaggio, perché abbiamo di nuovo un momento che io sono donna e posso dirlo, lo dicesse un uomo impazzirei, ma io lo posso dire, un momento un pochino più femminile di una curiosità diciamo che normalmente sono le donne un po' più curiose, che magari mettono un po' le manine, non dico nei cellulari, ma insomma nelle tasche delle giacche, no? Nei film, dico io, eh? No, io onestamente non lo faccio, però tanto direi lo stesso anche se lo facessi, quindi ha poco senso. Però guardate un po' che cosa succede. Vado avanti con la lettura. Esatto, vedete, Enrico dice insieme con quella prevalente maschile, esattamente questo. Quindi c'è una profonda mascolinità in effetti nel personaggio di Damiano, come avevo anticipato, ma ci sono queste, diciamo, profondità e a volte sfumature un po' femminili, come comunque anche Abdon, soltanto che in Abdon lo riconosce direttamente l'autore perché racconta proprio di questo momento nel quale Abdon si è sentito confuso, no? La ragione della sua confusione sta nel fatto che è una persona talmente sensibile e diciamo che ancora siamo un po' indietro rispetto al fatto che gli uomini e le donne possono essere in egual misura sensibili, etero o omosessuali che siano, siamo ancora un po' indietro. Quindi lui, secondo me, ovvero Enrico Messori, ha proprio voluto cogliere i due personaggi, uno che ce l'ha dentro e non ha bisogno di e non ha dubbi sul fatto della sua mascolinità, ma ha una forte connotazione femminile all'interno. L'altro invece si dichiara. Ecco, questa è la visione che mi sta venendo in mente chiacchierando ad alta voce con voi. Andiamo a vedere l'altra lettura. Qui siamo al mare con le due donne, Cora, Miriam, Abdon e Damiano. Quindi io non rivelerò nulla rispetto al romanzo, quindi mi raccomando, compratelo e fatemi sapere poi quando l'avrete comprato. Però chiaramente entriamo un pochino nella storia, no? Non è un segreto che ci siano queste due coppie che si stanno formando, poi capiremo se si formeranno, che cosa succederà, ma quello dovrete capire voi. Io vi aiuto però. Ricordiamoci che la voce narrante è sempre quella di Damiano. Dopo pranzo eravamo di nuovo in spiaggia, a due passi dal ristorante. Miriam e Cora avevano fatto amicizia e ben presto, forse attratte dal volo, spiccato tra canti di becco e suoni di gola degli smerghi, si allontanarono insieme. Noi due, fermi all'ombrellone, vedevamo in lontananza ridere e parlare con ampi gesti, entrando e uscendo dall'acqua forse per trovare refrigerio o forse soltanto per divertimento. Lo sguardo mi cadde nella borsetta di Cora semiaperta.
vi spuntava un fularino con la bandiera inglese. Abdon se ne accorse e mi rimproverò. «Ehi, mica vorrei curiosare. Ho visto la tua espressione quando Cora a pranzo ci ha armeggiato dentro». «Sì, volli curiosare». E inutilmente Abdon cercò di trattenermi il braccio. Quel foglio, frettolosamente chiuso da Cora in una tasca interna, era una lettera scritta a mano, non completa, un po' stropicciata accanto ad una scatola di caramella alla liquirizia del Re Sole. Era evidentemente la continuazione di una lettera più lunga. La lessi, favorito dalla calligrafia regolare. «I tuoi cambiamenti derivano da questioni tue che esulano da me ed è questo che mi ferisce. Io sono lineare, spontanea, forse faccio un unico errore. Stare dietro al tuo fare altalenante che, ripeto, sono convinta sia collegata ai fatti tuoi. Sei tu quello che deve riflettere, se continuare a raccontarmi balle o essere finalmente sincero con me. Non si può passare da giorni in cui tutto è possibile a giorni in cui non è possibile scrivere nemmeno un SMS. Mi ferisce il tuo atteggiamento, che mi fa sentire usata nei tuoi momenti critici, gettata nei tuoi momenti migliori. Pensavo che certi nostri momenti fossero parte di quell'amicizia speciale che c'è fra noi e che nessuno potrebbe capire. Ora mi domando, sono un momentaneo antidepressivo? Ma tu, Andrea, sei il mio amore nonostante tutto. Cora». Non c'era data. Girai il foglio. A matita era segnato un giorno recente. Fu strano che non sorgesse in me alcuna reazione. E nessuna emozione manifestai, o almeno così credetti, quando le due donne ritornarono all'ombrellone, accogliendole con il migliore dei miei sorrisi. «Vi ho osservate sia quando eravate lontano, sia quando stavate ritornando sui vostri passi. Bellissime entrambe. Abdon e io siamo molto fortunati ad avere un rapporto speciale con due donne speciali come voi». Probabilmente risultai troppo simpatico. Fatto sta che Cora mi scrutò con aria interrogativa, di più, sospettosa, come se mi volesse dire: «Sai bene che i complimenti convenzionali non mi sono mai piaciuti. Sei preoccupato? Stai magari nascondendo una crisi di nervi?» Appena seduti, Cora attaccò. «Il tuo umore è cambiato. Scusami, ma la tua allegria mi sembra proprio finta». Simulai una caduta dalle nuvole, ma lei insistette. Per un momento avrei voluto essere uno di quei tuffetti che in quelle zone restano nascosti tra la vegetazione o sott'acqua, ma mi ripresi subito. «Guarda che l'intuito femminile non funziona sempre. Io, con te almeno, non sono mai finto. Il sole mi ha reso allegro, tutto qui». Scosse la testa, fece un respiro profondo e mi inchiodò al fatto. «Non sono una stupida. Ho capito che lo hai letto, approfittando della mia assenza. Oltre che maleducato, sei anche maldestro. Quando l'hai rimesso nella tasca interna, l'hai ripiegato in modo sbagliato. Non potevo non accorgermene», disse con voce metallica, distogliendo lo sguardo da me. Non riuscii né a negare né a scusarmi. Balbettai soltanto che mi aveva infastidito il suo gesto furtivo e inutilmente colpevole nel nascondere quel foglio. Come se nulla avessi detto, proseguì. «Questo è molto grave da parte tua e dovrei essere furiosa per una così rozza invasione nella mia privacy. A tempo debito faremo i conti». Si passò una mano sulla fronte, tacque qualche istante. «Ma ora, tutto sommato, meglio così. Prima o poi avrei dovuto parlartene». Represse la sua legittima rabbia e sospirò. «La scorsa estate ho capito, a modo mio, certo, quali sono i rischi, per dirla con Montale, delle subacquee peregrinazioni di chi affonda con sé col suo passato. Si fece vivo con una lunga mail un tipo, si chiama Andrea, ha 5 anni meno di me, con cui avevo avuto una bruciante storia d'amore. Meglio, di sesso, alcuni anni prima. Cominciamo a scriverci e a messaggiarci, ridendo, scherzando, ma anche cercando di capire il mistero del prodigio corso tra noi. Dalle affettuosità passammo ad altro. Rispondendo ad una domanda gli dissi che dormivo senza slip e allora cominciamo col virtuale. Trovammo piacere in quelle comunicazioni di sogni e di immaginazione. Non vi cogliemmo nulla di forzato e nulla poté più trattenere il nostro Eros. Ci scambiamo delle foto, capisci? Delle foto. Con l'intesa che le avremmo subito cancellate.
aveva parlato con un tono disteso nelle intenzioni, rauco di fatto. «Vi siete mai incontrati?» Lei si schiarì la voce. «No, mai più. Tutto si è basato su ricordi della nostra passata relazione, ma ormai mi sto rendendo conto che questa virtualità è stata un tarlo. Comunque non è stata un mezzo per comunicarci una reciproca attrazione. Ecco, più che un tarlo, una specie di strumento di tortura che ha deformato la nostra passione». Catturati da questo procuste nascosto nel virtuale, siete stati insomma allungati o forse ridotti per essere adattati al suo letto? Stavo cercando di impormi ironia e distacco, pur sentendomi piuttosto citrullo. La tua passione per il mondo mitologico, quel malvagio che stirava o comprimeva i corpi dei suoi prigionieri per farli lunghi quanto il letto di tortura? Ma certamente non siamo stati più liberi, eravamo drogati, sì, imprigionati. Te ne stai liberando? Mi odiavo per questo domandare, tutto inteccherito io, come fossi di fustagno. Sì, spero di sì. Mi sono rivolta a uno psicologo. Quel pezzo di lettera che hai avuto tra le mani fa parte delle cose che ho portato con me durante l'ultima seduta da quel dottore. C'era una data matita della settimana scorsa. Sì, la data della mia ultima seduta dallo psicologo. Aveva tenuto lo sguardo abbassato, tormentandosi le dita, ora però mi guardò dritto negli occhi. Puoi aspettare che ne esca? La schiuma nel bicchiere di birra che avevo di fronte era rimasta con la giusta persistenza a proteggere la bevanda, anche se ormai di birra c'era solo un paio di dita. Mio padre mi aveva insegnato a berla così, accostando le labbra al bordo del bicchiere in un certo modo per salvarla dall'ossigeno. Quel bicchiere mi stenebrò la mente, spazzando via perplessità, pseudodecisioni e atteggiamenti di prima. Al contrario della birra, che rischia l'ossidazione, avevo bisogno che l'ossigeno dei miei valori profondi, non quelli che si sbandierano nei mercati della vita, mi aiutasse a prendere una posizione. Le domandai, «Credi in Dio?» Rimane sorpresa. «Sì, pressa poco. Ma perché mi fai questa domanda?» «Cora, tu sei migliore di me, più intelligente, più sensibile, più intuitiva, ma agisci come se Dio non ci fosse, come se non c'entrasse con i tuoi sentimenti. Io invece, per l'amor del cielo, intendimi bene con 40 miliardi di contraddizioni, sono finalmente giunto alla persuasione che Dio c'è e in quanto c'è, c'entra con tutto ciò che mi riguarda». Si mostrò infastidita. «Non cominciare con i sermoni. Hai frugato nella mia borsetta. Mi sono aperta con te come non avrei mai fatto con nessun altro e ora mi fai la morale». «No, Stella, la morale. Semmai la dovrei fare a me. Mi sono fatto spaventare dal matrimonio, dalla possibilità di avere figli e ora eccomi, alla mia verde età, a preoccuparmi più delle dimensioni delle mie cravatte che di ciò per cui vale la pena di vivere». Non poteva capire il riferimento alla cravatta e fece un'espressione interrogativa. Ne approfittai per proseguire. «Ti sono grato per la confidenza e ti stimo per lo sforzo che stai facendo per ridare autenticità alla tua vita. Il problema è un altro». «Quale, dunque?» «Che ciascuno di noi non è il centro dell'universo, che ciascuno di noi non può decidere quello che è e quello che non è. Una cosa è buona se mi fa star bene e non lo è quando mi suscita disagio». «Dio? No, grazie, vado allo psicologo». Si alzò di scatto. «Beato te che non hai bisogno di sostegni umani. Non torno indietro con voi. Portatemi in una stazione dei treni». La sua voce si era fatta aspra, fredda, il tono perentorio. Non volle più ascoltarmi. Ecco. Questo è il momento nel quale, se avessi avuto davanti Damiano, probabilmente lo avrei colpito con un crick. È un momento dove lui addirittura tira fuori Dio, ma non per bestemmiare, come avete sentito, per, e vi dico di nuovo la mia lettura psicologica, per creare un distacco. Lui, secondo me, si spaventa moltissimo rispetto a questa riflessione, perché vi ricordate all'inizio che cosa vi ho raccontato? Ve lo ridico perché c'è un collegamento che assolutamente non si può. Dice Damiano nella lettura precedente:
Non la sapevo ascoltare. La gente mi annoiava. Se qualcuno mi chiedeva un aiuto concreto, mi prodigavo, ma le opinioni e i casi altrui non mi interessavano. D'altronde non ero mai stato, come si dice in America, un tipo che ha una nice personality. Eccolo qua. Lui fondamentalmente ascolta, ma quello che non vuole ascoltare, o quantomeno quello che comporta un impegno da parte sua troppo importante, lo respinge, e lo respinge in un modo veramente fastidioso. Ora, non so se sono io, vi prego, donne, non è arrivata la routine, ma dico donne, vi prego, datemi una riflessione anche vostra rispetto a questa lettura, e ditemi che cosa avete provato per Damiano mentre vi leggevo questa cosa. Insomma, Cora si è aperta come difficilmente le donne fanno, no? E allora parliamo un po' di questo personaggio. Cora è particolare, Cora è... sfugge anche lei, ma perché fondamentalmente non si fida e quindi preferisce evitare. È tornata a questa sua realtà, ha ritrovato quest'uomo del quale evidentemente, nonostante fossero giovani, era molto innamorata. E quindi la descrizione in realtà che fa di Cora Miriam è interessante. Vi leggo quello che mi ero segnata. E anche qui sono rimasta sorpresa dall'atteggiamento femminile dell'autore. L'autore ha dato una serie di aggettivi per una donna che difficilmente non ci si ritrovano, e quindi viene da chiedersi: ma com'è possibile? Adesso lo sappiamo, perché mi sa che Concetta qui ci ha messo un po' di esperienza. Miriam, che è il personaggio, è l'altra, diciamo, è l'altra donna, no? È la donna della quale si era innamorato Abdon, e che pare che si sia innamorato di nuovo, dice rispetto a Cora: inquieta, sensibile, esigente verso gli uomini, desiderosa di essere compresa, empatica, desiderosa di attenzioni, ma anche una donna che sa ciò che vuole. Inquieta, per tre volte vicina alle nozze con lo stesso uomo e per tre volte si tira indietro. Questa è Miriam, che però dà un'immagine... Diciamo che Miriam si ritrova in Cora, tant'è vero che le dà una serie di soggetti, di aggettivi che riterrà anche essere suoi, cioè dirà: noi ci somigliamo molto. E parte con questa: inquieta, sensibile, esigente verso gli uomini, desiderosa di essere compresa, empatica, desiderosa di attenzioni. Ditemi quale donna non rispecchia queste caratteristiche. Sono due bei personaggi questi personaggi femminili, perché non si fanno mettere i piedi in testa. Diciamo che sono due donne molto, molto autonome, due donne che eventualmente scelgono di stare con un uomo, ma scelgono, non per forza. E addirittura, se vi ricordate, c'è un momento nel quale Cora confessa a Damiano del fastidio nei confronti di questa madre, no? E perché ritiene che non sia innamorata, e dice: aspetta che ti accontento, perché stavo giusto parlando di questo. Oggi faccio i salti pindarici, ma d'altronde suli manculi cani, Katia Mirabile. Ecco, diciamo che il papà di Cora, scusate, lo ripeto un attimo per dare un senso a questo mio tornare indietro, il papà di Cora era mancato quando Cora era piccina, la madre si è risposata e Cora ritiene che la madre, pur di non star sola, si è sposata con un uomo che non amava. Sarà veramente così? Mi sa che dovrete leggere il romanzo. Quindi qui siamo arrivati al momento nel quale io vi dicevo che proprio ho detestato Damiano. Siamo sempre lì, come nelle liti, no? Tra fidanzati. Uno ci ragiona, rilegge, addirittura mentre rileggevo l'ho un pochino perdonato, no? Perché si intravede la difficoltà.
E quindi questa cosa fa comprendere, no? Un atteggiamento così fastidioso, così moralista, sembrava tanto Don Gabbiano in questo momento. E per questo è umano, è un personaggio umano ed è una delle ragioni per le quali l'ho amato. Dal momento in cui faceva un po' il freddo mi è piaciuto meno, ma vedrete che sarà bello poterlo leggere tutto. Allora, chi è che mi dice cortesemente che ore sono? Io ho ancora un paio di letture, ma vediamo che ora si è fatta. Io non ho orologi, mi dovete aiutare voi. Tanto mi guardo un po' i commenti. 18:53, perfetto. Allora, visto che ho ancora due letture e tengo ad entrambe, facciamo che la smetto di parlare e di recensire, tanto direi che ormai avete un po' capito, no? Cosa penso di questo romanzo, vi ho raccontato un po' di cose e preferisco concludere con due letture che mi sono piaciute moltissimo. Una è di Damiano, tornando sempre a lui, che è la voce narrante del romanzo ed è un protagonista davvero particolare, controverso per certi aspetti e che si fa amare odiare, come vi ho detto spesso. Sentite questo pezzo. Secondo me si autoconvince, ma può anche essere vero. Rilassato tra queste mie cose, mi pareva fosse capitata quella sciagurata gita al mare. Scusate, rilassato tra queste mie cose, mi pareva fosse capitata quella sciagurata gita al mare non l'altro giorno, ma un anno prima. E improvvisamente, sprofondato nel silenzio casalingo dell'afoso pomeriggio d'estate, con il sole bloccato in poderosa apparenza, ma ben schermato dalle tende marroni, mi accorsi che stavo vivendo attimi di pieno sollievo psicofisico. Quel sollievo che solo una perfetta solitudine, trattata coi saliborici che ne rafforzano l'inattaccabilità, mi disse una volta un poeta mio compaesano, può procurare. Per la visione totale portata in dono, la solitudine, perfetta beata, non quel mortifero star da soli degli iperconnessi di oggi. Mi venne in mente il discorso sui giovani fatto con Lindo. Quando ero ragazzo, quei pericoli non c'erano, fortunatamente, e devo proprio alla solitudine vissuta in quell'età le mie facoltà immaginative. Immaginazione, prima fonte della felicità umana, dice Leopardi nello Zibaldone. L'eroica di Beethoven, condividevo con Abdon la passione per l'espressività di quel genio, sinfonia che avevo scelto come musica di fondo, mi suscitò, giunta al movimento finale, un altro ricordo, non di ore prima, ma di tanti anni fa. La mia fantasia di ragazzo aveva partorito una strana idea. A scuola ci avevano parlato del grande lettore Guglielmo che andava reclutando uomini di alta statura e io allora avevo immaginato che un personaggio del genere mettesse occhi e mente su di me e su una ragazzina dal caschetto nero con frangia corta, delicata granatiera dal nome lungo e greco Anastasia, di cui mi ero segretamente invaghito. Le coppie così scelte avrebbero dato vita a famiglie belle e forti per la vittoria del bene sul male. L'ingenuità di quell'idea si era mano a mano evoluta, trasformata in una persuasione. La famiglia dovesse trovare fondamento nel matrimonio e i caratteri di questa istituzione dovessero rimanere l'esclusività e l'indissolubilità consoni a quello che Rosmini chiamava puro amore. Mi era preclusa quella dolcezza. Allora non ero destinato al matrimonio e trovava così giustificazione la mia mancanza di vocazione paterna. Forse l'incapacità di donarmi a qualcun altro, forse la mia sazietà di disprezzo. Ero stato attratto da Cora? Trovavo nella relazione con lei un appagamento psicofisico? Certamente sì, ma a 50 anni suonati l'instabilità delle motivazioni pratiche non poteva avere la meglio sulla sommità dell'amore, pena lo scadimento di questo in una sua caricatura. Nell'attesa paranoica di rassicuranti erezioni e più forti sensazioni che i sospetti di infedeltà possono pure favorire. In una affannosa corsa nel buio. Avevo sbagliato a non tendere la mano a Cora, che mi chiedeva un aiuto.
No, quell'aiuto Cora doveva trovarlo dentro di sé, magari con il concorso dello psicologo al quale aveva pensato bene di rivolgersi. Se non c'era una spontanea certezza tra noi, tanto valeva prenderne atto e mettere da parte il progetto di una vita a due. Ma al guardarlo dall'alto, quello no, di quello dovevo vergognarmi. Avrei dovuto quindi cercarla al più presto per scusarmene. Vedete com'è la mente umana, che si parte dalla convinzione del sì, ho fatto bene, me ne sono liberata perché intanto non era la donna per me, però poi c'è il ritorno e il ricordo all'essere stato sgradevole. E allora eccola qui, la donna che arriva nascosta nella mente di Damiano, no? Il rendersi conto che c'è modo e modo di affrontare un argomento, si può anche non affrontare, ma non per questo bisogna sotterrare la persona che tra l'altro ti sta dicendo un qualche cosa di veramente privato. E le sue riflessioni le ho ritrovate poi, a proposito di questo, in altre due, sono due frasi che vi voglio leggere. Così. Certo, una vita vissuta senza regole è un abominio, ma io non avevo forse interiorizzato troppe regole, strutturandomi con quella rigidità che avevo confessato ad Abdon come un limite? Un limite così grave che non mi consentiva di piegarmi ad ascoltare bene il prossimo? Un limite che mi ha allontanato da Cora? E poi ancora, perché non ho preso Cora per la persona che è? Perché me la sono tenuta stretta solo in quanto mi dava ciò che cercavo e mi sono irrigidito davanti a lei quando non mi stava fornendo nulla, ma semplicemente mi chiedeva un aiuto da persona a persona. Capito? Amore, odio. In poche pagine questo personaggio è meraviglioso e spero che come Abdon abbia un seguito. Arriviamo all'ultima lettura, dai, così riesco a farle tutte e riesco a salutarvi poi. Qui invece ho scelto un pezzo di Miriam, è un personaggio del quale vi ho parlato poco, ma caspita, bisognerà bene che lo leggiate un po' questo romanzo se vi racconto tutto io, no? E poi mi piaceva da donna dare questa importanza ai personaggi maschili, dal momento che sono in questo romanzo così, così interessanti. Miriam. Prima di venire qua, sono andata in un paesino a sud di casa mia a fare le condoglianze ad una signora, amica di famiglia, per la morte del marito. Da quelle parti è ancora molto in uso recarsi a domicilio per esprimere partecipazione alla presenza del defunto. Ogni volta che lo faccio mi chiedo se certe usanze non siano un po' troppo primitive. Non basterebbe andare in chiesa per l'ultimo saluto? Però ti siedi, da noi è consuetudine sedersi attorno alla bara, per una preghiera e osservi. Osservi il defunto e allora ti rendi conto che hai di fronte la morte. Osservi la moglie col volto rigido di sofferenza e rinnovi il dolore della perdita di una persona cara. Osservi gli occhi spauriti dei figli che stanno vivendo l'inizio dello sgretolarsi del loro nido originario. Osservi le persone che vanno e vengono e leggi nei loro volti condivisione perché c'è chi sta vivendo nel dolore e chi lo ha vissuto. Ma dove sta la novità? Non sappiamo già tutto questo. Non ci pensiamo spesso? Non lo abbiamo già provato sulla nostra pelle? Credo la novità sia questa. Quel rito primitivo serve a ricordarci con durezza i nostri limiti, a ricondurci alla semplicità, all'umiltà, all'amore per la vita, come dicevo prima. E allora vai via, un po' dispiaciuto, ma anche con tanta voglia di vivere ancora finché sarà possibile. Ma bene! E io non sono vissuta sempre bene. Abdon l'aveva ascoltata assorto, con la bocca socchiusa. Certo, hai ragione. Ci liberiamo di presunte arretratezze non realizzando che così ci sfuggono molti valori. Stando con la testa bassa e distratta, rivolta alla vetrina del bar, mormorò. Mia sorella in fondo ha ragione. Il narcisismo ci fa vedere antiquato, vecchio, tutto ciò che è antico, senza distinguere gli zavagli dalle cose che hanno avuto valore e che hanno ancora valore. Poi voglio dirla tutta, anche nel vecchiume c'è a volte una serietà, una dignità che manca in molte cose alla moda. Il narcisismo è un conto, il trascurare se stessi e i come della nostra epoca è un altro, disse lei, prendendo tra le mani il viso di lui per cercarne lo sguardo. Abdon sorrise con il minimo sindacale di rughe.
segno comunque che aveva ascoltato e non soltanto visto parlare. Aveva ascoltato e non soltanto visto parlare.